Siamo andati in questa tenuta e ci siamo messi a visitare, naturalmente non c'era un grande lago in cui sembra che Lombroso sia stato tirato fuori per i capelli da Tolstoi stesso, perché Lombroso era andato a visitare Tolstoi con l'idea di misurargli, no, il cranio, no, perché ovviamente era il secondo Tolstoi, no, quello che ormai dopo Anna Karenina era già cascato nella rete, diciamo così, no, dell'anima e di tutti questi discorsi, no? E Lombroso giustamente lo considerava un matto, come poi d'altra parte o era, no? Soprattutto nell'ultima parte della sua vita. E arrivò lì Lombroso, no? E credeva di trovarsi appunto questo povero vecchio matto, e invece Tolstoi voleva fargli vedere chi erano, quindi cominciarono a giocare a tennis per 2 ore, poi andarono a cavallo, no? E poi Tolstoi si buttò a nuotare in questo lago appunto che si vede all'entrata di questa tenuta, e Lombroso, momenti stava negando, no? Fu tirato fuori per i capelli, no? da Tolstoi e così. E poi girando in questa tenuta, che è una tenuta enorme, vastissima, che Tolstoi percorreva appunto a cavallo, no? E poi anche in bicicletta, perché fu uno dei primi ciclisti della storia, gli regalarono una bicicletta quando furono inventate ovviamente le biciclette, e lui la usò, no? Per andare in giro sia a Mosca che nella sua tenuta. Voi direte, cosa c'entra questo con l'autobiografia? Ci arrivo, ma devo fare una piccola parentesi che durerà circa 30 minuti, no? Ma d'altra parte questi sono i tempi tolstoiani, no? Mi ha letto Guerra e Pace, sa che non si arriva subito al dunque. Ma qual è la cosa che mi stupì all'epoca? Stupì che io e questo mio amico, no, entrambi avevamo letto Guerra e Pace, giravamo in questa tenuta, ad un certo punto vediamo dei cartelli, no? E dicono la casa del principe Volkonsky, no? E poi dall'altra parte, no, c'era un'altra casa, e io ho chiesto a questo mio amico, gli ho detto, ma a me questo Volkonsky mi ricordo qualche cosa, no? Lui dice, anche a me, ma non ricordo cosa. Poi siamo andati avanti così un po' ignari, no? Poi siamo arrivati anche alla tomba di Tolstoi, che tra l'altro è una cosa molto bucolica, come d'altra parte sì. Si poteva aspettare da un personaggio di quel genere, non c'è assolutamente nessuna lapide, non c'è soltanto diciamo così un mucchietto di terra, no? con dell'erba sopra. Ci sono 2 tombe, perché la seconda tomba, voi direte, quella della moglie, no, è quella del cavallo favorito, no? di Tolstoi, col quale aveva percorso questa cosa. Ad un certo punto mi è venuto in mente e ho detto a questo mio amico, ma scusami, ma in Guerra e Pace non c'è quel principe? Dice, no, si chiama Volkonsky. Ah, questo è stato tutto ciò che Tolstoi ha fatto, no? Quando ha scritto Guerra e Pace. Ha cambiato la prima lettera del cognome, no? della famiglia, della madre e del padre, no? E che sono
esattamente quando uno poi va a rileggersi la storia di Guerra e Pace, la famiglia appunto del padre, ma il principe, il Borkowski e così via, o meglio della madre in realtà, perché la madre era la figlia, no? Di questo principe, che poi è una delle principessine che viene sposata nel romanzo, dall'altra parte invece il padre è quello che poi è diventato il conte lo Stoff, no? E così via, e si scopre che anche questi romanzi sterminati in realtà parlano di ciò che uno conosce direttamente. E lo stesso anno, l'altro anno è stato un anno fortunato da questo punto di vista, perlomeno per me che ci sono andato, per mia moglie che è rimasta a casa invece forse un po' meno, no? Era anche per caso capitato in Colombia ed era andato a visitare un luogo che molti si stupiranno esista, no? Che è Macondo. Chi voi ha letto Cent'anni di solitudine, no? Può immaginare, quello è il romanzo, no? Diciamo così, no? del realismo fantastico, no? Sudamericano. Invece Macondo esiste realmente, si chiama semplicemente diversamente, si chiama Aracataca, è il luogo dove García Márquez è nato. C'è una grande casa in cui uno entra, no? C'è pieno di farfalle gialle, no? E uno dice, ma come, ma queste farfalle gialle c'erano veramente? Beh, non è che ci fossero veramente, ma erano le farfalle che sua nonna diceva di vedere quando arrivava l'idraulico, no? La moglie, la nonna era un po', insomma, diciamo così, no? E si scopre che per esempio Cent'anni di solitudine, appunto, un romanzo che in realtà dovrebbe essere l'esempio tipico, no? del fantastico, invece è semplicemente la storia della famiglia proprio di García Márquez. C'era il nonno, c'era la nonna, no? C'è addirittura questo grande albero dove poi il nonno alla fine del romanzo, no? Praticamente viene legato, non è buono, poi di fuori, no? E così via. E allora dico, se persino questi grandi scrittori che scrivono romanzi, no? In realtà non fanno altro che raccontare la propria vita, poi naturalmente, no? Rimaneggiandola nel modo che preferiscono, perché mai poi dopo dovrebbero fare eccezioni i matematici, no? Gli scienziati o chiunque altro scriva dei libri. Certo, nei libri di gente come me la vita entra in una maniera un po' più tangenziale, visto che sono matematico, no? Giustamente, quindi uso, no? Questi concetti, no? La tangente, no? Però certamente, no? Entra, tu hai citato già un paio di modi in cui la mia vita è entrata nei libri. Uno di questi è quello che hai citato all'inizio, cioè l'incontro. Capita di fare a tutti noi incontri con persone più o meno straordinarie, e però per esempio per aver organizzato tanti anni fa, ormai quasi 10 anni fa, per 3 anni un grande festival di matematica a Roma, mi è capitato di incontrare tanti premi Nobel, tante medaglie Fields, no? E così via. E nel corso degli anni, no? Soprattutto agli inizi, quando mi capitava agli inizi, pensavo, dicevo, ma che quasi che peccato, no? Parlare con queste grandi persone, queste grandi menti che spesso hanno cambiato la vita dell'umanità.